faccio appello anche ai privati affinché magari qualcuno metta a disposizione un capannone per non solo ricoverare i carri, ma mettere mano all'allestimento di quello che è il carnevale del prossimo anno, che stando alle previsioni credo non si potrà fare se non senza i carri. Addio Palio dei Rioni dopo 27 anni di grandi cortei mascherati in occasione del Martedì Grasso è una prospettiva malinconica ma realistica quella che ha delineato stamane a Svevia a Trieste il presidente delle compagnie del carnevale Roberto De Gioia, che siede anche in consiglio comunale nella lista Verdi PSI. Il problema che sta impedendo ai tanti appassionati di lavorare per la preparazione della sfilata del prossimo anno non è nuovo, ma ora con il passare delle settimane la situazione si fa preoccupante. Siamo dovuti uscire dalla fiera che è stata venduta, come si sa, agli austriaci, quindi ci è stato offerto il weekend in ritorno nel quale non ci siamo rifiutati di andare a causa dei problemi di carattere sanitario che ancora ci sono e non c'è nessuna alternativa. Fortuna che l'autorità portuale si è messo a disposizione un capannone a prosecco per almeno ricoverare i carri, ma i carri tuttora già sono all'aperto in un piazzale di via Cumano, in quanto non riusciamo a ottenere l'autorizzazione di transitare con i nostri carri da Trieste a Prosecco, in quanto carri non omologati, chiaramente privi di targhe e fuori misura, e di conseguenza noi rimaniamo lì in attesa sotto la pioggia, sperando che non tutto vada in deperimento e che poi magari si possa recuperare qualcosa, ma il problema è che anche andando a Prosecco c'è solo l'opportunità di ricoverarli in un capannone senza le possibilità di lavorarci sopra. E quindi rimaniamo in attesa che il Comune trovi una soluzione alternativa, il Comune anche qualche privato.